sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Benvenute e benvenuti sul divano con Elia. Non cercavo il tuo perdono, non pensavo a niente tranne che a me. Perché era solo un ideale, né bene né male, ma sai, per me c'era l'estasi, in cerca di una sensazione qualunque. Estasi, è venuta a trovarmi fra sudore e morsi. Estasi, accolta gambe aperte, c'era lui, c'era lei. Estasi, e per quanto mi sforzi non ho rimorsi. Quando mi guardi vorrei nella notte scivolare via dalle responsabilità di una vita che non è più mia, ma fai di me quel che vuoi. Questa sono io, sai, folle come idea. Essere solo tua, non cercavo il tuo perdono, non pensavo a niente tranne che a me. Perché in cerca di una sensazione qualunque. Estasi, è venuta a trovarmi fra sudore e morsi. Estasi, accanto lui c'era, lui c'era lei. Estasi, e per quanto mi sforzi non ho rimorsi. Senti, non è stato facile, ma prendi questo cuore instabile. Senti il mio respiro ardere. Se dico voglio smettere, folle come idea, essere solo tua. Non pensavo a niente tranne che a me, perché era solo un ideale, né bene né male, ma sai, per me c'era l'estasi, estasi. Ciao Elia. Ciao. Ben arrivato sul nostro divano. E un saluto anche a Stefania e a Leonardo. Ciao. Buongiorno a tutti. Benvenuto e benvenuta. Elia, questa era Estasi, il brano che apre il tuo EP dal titolo meraviglioso Pandamator. Sì. Pandamator vuol dire dominatrice di ogni cosa. In realtà, se mi permetti, inizierei subito con una suggestione, che in realtà sono dominatrici di ogni cosa, perché c'è la passione, c'è l'amore, c'è la musica, quindi parlare quasi quasi al plurale, no? Certo. Anche perché insomma sono delle parole chiave importanti per rappresentarti. Noi siamo qua sul divano per scoprire chi sei, Elia.
Grazie mille di avermi invitata. Pandamator è questo EP uscito nell'autunno 2023. È già passato un po' di tempo. Qui su Divano siamo fuori dal tempo in questo momento. E mi piace l'idea di poter definire, di cercare di entrare. Accompagnaci nella tua idea di musica. Ascoltando questa canzone ho avuto dei brividi. Cambi molto, cambi proprio tonalità, giochi molto con la voce. La voce diventa un tuo, è il tuo strumento. Sì, assolutamente. È proprio il mio strumento. Non sono infatti mai riuscita ad approcciarmi molto ad altri strumenti, per quanto in realtà suoni anche altre cosette, pianoforte, ma dico sempre che lo suono molto male, perché in realtà trovo che nulla mi possa far esprimere come invece riesco con la voce. E sì, la mia musica trovo che sia un modo per esprimermi in toto. Innanzitutto per la possibilità di esprimermi tramite i testi, cosa a cui tengo veramente molto, però anche l'uso della voce, cerco veramente di sfruttarlo il più possibile. Io sono un po' una nerd della voce. Ma che bello! Solitamente si parla di nerd degli strumenti, dell'elettronica, arrivi tu, la nerd della voce, meravigliosa. Assolutamente. Scrivi tu le canzoni. Scrivo io le canzoni. Sia la musica sì, che... musica e testi. E quindi insomma, vedi che con la musica ci sei dentro. Certo. Certo che sì. Però devo dire che in effetti la mia scrittura si basa comunque sulla voce. Considerando che io nasco come corista, le mie canzoni sono sempre piene di cori, infatti grazie a Stefania e a Leonardo che oggi si prestano anche in questo, certo. Perché le mie canzoni senza cori veramente non reggono quasi, perché io inizio a scriverle nella mia testa con proprio l'idea del coro che crea accordi, cose e mi aiuta in questo, nella scrittura. Bellissimo. Estasi, ti ricordi quando è nata? Più che altro non nel giorno, non mi interessa il calendario, mi interessa la sensazione che hai provato certo. Quando questa canzone è nata. Certo, me lo ricordo molto bene. È passato un po' di tempo, come tutte le canzoni che in realtà presento oggi e che ho presentato nell'EP, perché è stato un lavoro molto lungo che è cominciato veramente un po' di anni fa, ormai 3-4 anni fa. Estasi è una canzone che può sembrare... Io, a me piace, quando parlo tipo sui social, dico sempre che è una canzone un po' birichina. No, perché... poi feel free, veramente. Certo. Sentiti libera. E il testo è abbastanza peccaminoso, diciamo. Poi è tutto da capire perché è peccaminoso, in realtà. Certo, diciamo, peccaminoso per quanto riguarda il sentire comune. La società, certamente. La società. Certamente. Sospiro. Esattamente. E invece io mi batto sempre molto per la libertà espressiva anche in quel senso. Quindi può essere interpretata come una canzone di libertà erotica, però in realtà poi leggendo bene il testo si scopre che c'è un lato B, diciamo, del pezzo, in quanto in realtà si parla di non provare vergogna. Quasi sentirsi in colpa per non essersi sentiti in colpa. C'è tanta strada da fare in questo senso. Penso sia nella società, quindi nel nostro quotidiano, ma forse anche nella musica, nei club, nella programmazione dei concerti, nella proposta di artisti e artiste. Non so se sia una cosa tipicamente italiana, non siamo qua a andare oltre perché sappiamo come funziona nel nostro paese, ma penso anche un po' anche in altri luoghi del nostro pianeta. Quello che possiamo fare è quello di parlarne, di farla diventare il più possibile una cosa comune come il processo è già comunque assolutamente in atto. Mi rendo conto che ormai non sono l'unica a parlarne. Beh, meno male, dai. Direi. E anzi, ormai anche grazie ai social ci sono proprio delle realtà che si impegnano in una maniera devastante. Che poi, insomma, finché questa cosa non diventerà comune, diventerà una cosa normale, penso che sia giusto parlarne. Certo. Non ci quindi, sarà più bisogno di parlarne il giorno che sarà normale, no? Normalizzato. Quello è il nostro obiettivo. Esatto. Assolutamente, sono d'accordo con te. Quindi stimolare attraverso il testo più piani di ascolto e di lettura, diciamo così. Sì. Quello che
può balzare subito all'occhio è la passionalità, la passione. La passione brucia. Tu l'hai anche scritto sulla presentazione che possiamo leggere su Spotify. Mm-hmm. Se c'è una parola chiave è passionale. Sì. Quando penso alla passione penso al fuoco. Il fuoco bisogna continuare ad arderlo, bisogna mettere la legna. Beh. Perché se mettiamo la carta si brucia subito, si fa una bella fiammata, però poi che cosa ci dà alla fine? Certo. E come facciamo a far conciliare la passione, il fuoco, con qualcosa che bisogna sempre alimentarlo? In tutti i campi, senti libera, certo. Sia nella musica ma anche nella vita di tutti i giorni, perché in Estasi ma anche in altre tue canzoni, lo scopriremo qua sul divano, c'è molto, credo, del tuo quotidiano, certo. Sensazioni, suggestioni che hai avuto modo di prendere in giro intorno a te. Io credo che la mia esperienza mi insegna a dire che alimentare questo fuoco si possa fare accogliendo bello. Esperienze, ciò che la vita propone. No? Quindi non bloccarsi perché non è giusto fare, non è cosa fare. Che cosa è giusto, cosa è sbagliato? Esatto, non dare questo tipo di chiave di lettura. Esatto, mm-hmm. E quindi cercare veramente di accogliere, chiaramente sempre restando fedeli a delle proprie... Certo. Ha delle proprie credenze, insomma, i propri valori, certo. Però cercare di accogliere il più possibile ciò che la vita ci dà. Accogliere ciò che la vita ci dà, sento come se fosse un fumetto in questo momento che è così a legge nell'aria qui nei nostri studi di RBE, e vuol dire anche l'incontro con l'altra persona, l'incontro con i sentimenti dell'altra persona, con il vissuto. La musica è una chiave, evidentemente, sì. Per poter svelare tutto questo. Tu hai condiviso un qualcosa di molto intimo, che, ok, siamo d'accordo, lo pubblichi, nel senso, non solo sui social, ma anche soprattutto con la tua musica, lo pubblichi e lo condividi. Lo condividi, ad esempio, con Stefania e con Leonardo, qui con noi. Certo. È un qualcosa di molto intimo. Mm-hmm. Quando parliamo di musica, parliamo qui su RBE, parliamo di un prodotto artigianale. Io amo definire artigiani, musicisti, mm-hmm. nel senso più bello e ampio del termine, perché si parte dall'idea, si parte da un concetto che solo l'artista ha e l'artigiano ha, e poi diventa un qualcosa che possiamo ascoltare, sì. come la forma canzone. Condividere questi pensieri molto intimi, e vado alla domanda, con persone che hai scelto di avere accanto a te nel tuo cammino, come Stefania e Leonardo in questo momento, questo è stato un passaggio che ha tolto un altro muro per quanto ti riguarda, o è stata una cosa assolutamente naturale per te? io non sono mai stata una persona che ha fatto mistero di chi è, uh-huh. Quindi in verità per me condividere con loro certe tematiche, la mia musica e quindi il mio intimo è abbastanza naturale. Naturale. Okay. Faccio veramente fatica a pensare di nascondere. Uh-huh. I miei pensieri. E quando la canzone Estasi, in questo caso, è diventata corpo, uh-huh. dall'idea, non so se tu l'hai composta al pianoforte, quando è nata proprio l'inizio, o solo con la voce? Solo con la voce, che con il cosa avevi? Il telefono. In spiaggia. In spiaggia, che bello. Andava a tempo no, la ma risacca, c'erano più o meno. Anche i bambini che giocavano, era una spiaggia perfetto. Tipo 15 agosto, okay. Cose così. E vado alla domanda, cioè, condividere tutto questo con Stefania e con Leonardo e quindi dar forma e dar corpo alla canzone, era quello che avevi in mente, hai dato delle indicazioni o hai lasciato esprimere Stefania e Leonardo in questo caso? Allora, io innanzitutto questa canzone è stata arrangiata da Stefania, che è la produttrice di tutti i pezzi, e le ho dato delle indicazioni, nel senso okay. che nella mia testa, anche se appunto non sono una che maneggia chissà che strumenti mm-hmm. o cose, però ho veramente ben chiaro, certo. E poi mi piace anche prendere da cose che ascolto in giro, mm-hmm. no? Quindi e far magari, tue, queste... Esatto. Vado da Stefania e gli dico, guarda, avevo pensato, questo inizio mi piacerebbe che ci fosse un suonino particolare che lei ha capito subito, perché poi lei mi legge proprio nella mente.
e ha trovato, se voi andate a sentire Estasi, la versione su Spotify, il suonino iniziale che ha messo lei era esattamente quello che io avevo in testa. Stefania, a sto punto insomma... Dimmi tutto, ho paura. Ma no, stiamo chiacchierando. Guarda, io sono qua sul mio divano, in realtà dovete immaginare che io sia il pubblico che in questo momento vi ascolta dal divano, comodamente, per entrare nelle vostre canzoni. Dico vostre non a caso, ok, c'è Elia in questo momento e ci sono delle figure dietro le quinte, tu sei sul palco, tra virgolette, in questo momento, però lavori nel dietro le quinte della sua idea, dai forma a quelle che sono le suggestioni, come ha raccontato poco fa Elia. Sì, ci provo, sì. No, ok. Ci provo e ci riesce. Anche e ci riesce, vero Leonardo? Anche secondo me, diciamo, insomma. La verità. Ecco, questo è importante, cercare come produttrice, intendo, e vado alla domanda, cercare di non mettere il proprio... ma metterlo, non so come, sembra quasi un contrasto, però cercare di esaltare la figura dell'artista, di Elia in questo caso, però dare anche la tua impronta, è un equilibrio abbastanza particolare. È un lavoro molto difficile il nostro, perché è molto difficile far sì che l'artista si fidi anche del tuo gusto e poi pian pianino con l'esperienza uno cerca anche di capire che cosa ha in mente quell'artista. Certo. Penso che sia veramente importante ascoltare tantissimo musica, perché ognuno arriva da origini diverse, certo, da mood diversi, da musica diversa, quindi bene o male, se uno ascolta tanta musica, pian piano cerca e riesce a capire quello che ha in testa l'artista. Assolutamente. E secondo me la cosa forse più difficile da fare è rispettare il gusto dell'artista, la storia dell'artista e il testo del brano. Quindi io parto sempre un po' timida nelle cose, certo, poi quando gli altri magari mi dicono ok, fai quello che hai in mente, allora... Insomma, quindi entri pulendoti bene i piedi sul tappetino. Sì, per forza, perché si entra in una casa, sì, una casa di Elia in questo caso. Esattamente, esattamente. Questa casa, amici e amiche di RBE, ha un nome, si chiama Pandamator. Ho detto bene l'accento, perfetto, è giusto? È andata bene, diciamo così. Pandamator vuol dire dominatrice di ogni cosa. Ho scoperto, insomma, ne avevamo anche parlato su RBE tempo fa. Dominatrice di ogni cosa. Io prima mi sono permesso di dire, chiudo il cerchio, che sono tante, insomma, direi quasi dominatrici. C'è la musica, la passione, l'amore e questa voglia di condividere e di viverlo in maniera davvero, davvero libera. Pandamator è anche il titolo della prossima canzone che ci proponi. Sì. Elia, Pandamator, sul divano con... Devi stare attenta, non essere provocante dove vai di fretta. Risolvimi questo rebus, devi essere santa e puttana. La vita alle volte è strana, fautrice del tuo destino, fa quel che vuoi. Puoi fare quello che vuoi se lo decido io. E fammi un bel sorriso su quel faccino. Vieni dal tuo papà paparino, rado al suolo. Tutto il mondo brucerò come una fenice, ritornerò, credo in me, rinasco dalla cenere, oh, 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 dominatrice di ogni cosa, spezzo le catene, mi basterebbe dominare ciò che mi appartiene, incominciando dalle cose base, prendi carta e penna, il mio utero, la mia carriera, battaglia eterna, ho masticato e rigetto le buone maniere, questo è il momento, dai buttiamo giù le maschere, ci pensi mai come sarebbe il mondo adesso se fosse sempre stato aperto a femminile, rado al suolo, tutto il mondo brucerò, come una fenice ritornerò.
credo in me, rinasco dalla cenere, credo in me, rinasco dalla cenere, oh, credo in me, rinasco dalla cenere, oh, credo in me, rinasco dalla cenere. Rinasco dalla cenere, oh, credo in me. Rinasco dalla cenere, oh, credo in me. Rinasco dalla cenere, oh, e credo in me. Rinasco dalla cenere, Pandamator. Elia, Pandamator con Stefania Tasca e Leonardo Pasquale, grazie. Credo in me, rinasco dalla cenere. Credo in me, rinasco dalla cenere. La cenere, l'araba fenice che riprende a volare, no? E riprende una nuova vita. Abbiamo parlato del fatto che bisogna continuare a parlarne, a comunicare la parità, l'essere se stessi, se stesse, fino in fondo. Sai, prima riflettevo una cosa, Elia, riflettevo sul fatto che di certe tematiche si parla il 25 di novembre e dintorni, e poi ciao. Sì. E, la canzone invece no, ci permette di poter ascoltare, di poter continuare a vivere questi temi e farli più nostri. Questa è anche una grande opportunità, è la strada che hai scelto, è quella che ti è venuta più naturale forse. Assolutamente, sì. Io di questa canzone vorrei veramente parlarne bene, perché ci tengo molto e perché veramente in questo periodo abbiamo sentito cose talmente tragiche che è veramente il momento di parlare della violenza sulle donne, sul fatto che le donne hanno sempre dovuto giocare un campionato diverso, no? E farsi sempre molto più il mazzo, diciamo, per dimostrare quello che per gli uomini è normale. In questo brano io comincio all'inizio parlando, facendo le classiche battutine, frasette che ci sentiamo dire tutti, certo, i giorni, certo. No? Tipo, ma fammi un sorriso, ma dove vai di fretta? Che questa è una frase che ci sentiamo dire quando stiamo camminando veloce perché abbiamo paura e ci sentiamo pure canzonare, no? Dove vai così di fretta? Io tra l'altro sono abbonata alle molestie per strada, quindi questa molto cosa qua mi preme particolarmente. Vabbè. E io di questa canzone vorrei veramente dire una cosa. Io, come dicevo prima, l'ho scritta molti anni fa, 3 anni fa anche questa canzone qui, e ho utilizzato queste parole, ho utilizzato rado al suolo tutto il mondo, brucerò e come una fenice ritornerò. Devo dire che questo recentemente il caso di Giulia Cecchettin mi ha fatto venire veramente i brividi, perché la sorella Elena Cecchettin, sì, ha utilizzato delle parole fortissime dicendo: per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto. Certo. Questa parola, di questo verbo, no, di bruciare, ritorna. Io l'avevo scritto 3 anni fa, Elena l'ha utilizzato in questo momento, e in generale c'è una voglia di radere al suolo per ricominciare. Che credo che sia veramente un sentimento molto forte in questo momento. Certo. Parliamo di appunto avvenimenti che sono accaduti lo scorso novembre, cronaca, ma che in realtà è qualcosa che riverbera ancora. Dovremmo continuare a parlarne non solo intorno al 25 novembre, appunto, o l'8 di marzo e le mimose e cose varie, eccetera. Insomma, è qualcosa di sommerso, che in realtà emerge anche in certo tipo di musica. Adesso vorrei un po' provocare, poi ognuno musicalmente, artisticamente può fare quello che vuole, però si parla anche spesso di musica, di dominare, è diverso da Pandamator, cioè dominatrice di ogni cosa intendo un'altra cosa, cerco di esprimermi nel migliore modo possibile, non voglio toccare, però spesso in musica, non è il tuo caso, si parla molto anche di approcci che non rispettano la donna, non rispettano anche l'uomo, non rispettano comunque la persona, si tende a voler
dominare dall'altro punto di vista, non quello di Pandamator, ok? Sì. Voglio proprio entrare in punta di certo. piedi nella tua musica. Come ti poni come musicista della voce quando ascolti certi testi, certi cantanti che propongono come messaggio? Siccome noi abbiamo una grande responsabilità, mi metto anch'io da questa parte, mm-hmm. come speaker e come autore, abbiamo una grande responsabilità, quella di poter anche educare chi ascolta. Certo. È un argomento controverso, perché da una parte c'è quello di sfruttare la musica e i testi per educare, cambiare le cose. Dall'altro c'è la giusta libertà dell'artista di esprimere non soltanto il suo punto di vista, ma anche quello di parlare dal punto di vista di altri o raccontare delle storie. Proprio alla fine dell'anno scorso c'è stato un problema con Amy Schilla, che gli hanno vietato di esibirsi non so dove, perché nel 2013, quindi un sacco di anni fa, aveva scritto un brano che parlava di uno stalker, usando parole forti, addirittura tipo preferisco che tu muoia piuttosto che saperti lontana da me, cose così, no? Quante volte le leggiamo sui social? Chiudo parentesi senza averla aperta, scusa. Un testo, diciamo, orrendo, chiaramente, certo. Però Amy Schilla ha detto: ma allora dovremmo eliminare l'attore, il ruolo dell'attore che interpreta il ruolo di uno stalker. Quindi qual è il ruolo del cantante? Quello di raccontare sempre solo il proprio pensiero o anche quello di rappresentare fatti del mondo? Certo, è vero. Quindi è una cosa veramente un po' controversa, non saprei bene come rispondere. Ma guarda, forse dipende anche come ti poni, come la racconti, che peso dai alle parole. Le parole sono importanti, quindi il modo in cui racconti una storia, non è che sei tu, cantante Amy Schilla o chi, ad essere quello stalker, ma se mi racconti una storia e me lo fai capire, figo, sì. Facciamolo, secondo me. Sì. Poi non è morale, non stiamo facendo morale a nessuno, no, però no. Bisogna educare, secondo me, all'ascolto. Esatto. Diciamo che non è proprio bellissimo vedere folle ai concerti che magari cantano tutti contenti questo tipo di frasi. Forse bisognerebbe allora contestualizzare un po', far capire che appunto quello è un testo che vuole raccontare, quasi denunciare. Certo, no? Certo, la denuncia è ottima, ci sta, perché la forma canzone serve anche a questo, lo ha sempre fatto. Adesso, mentre cantavi poco fa mi è venuto in mente Aretha Franklin con la sua Respect, con la storia che c'è dietro quella canzone, quel testo. Per questo mi piace molto che tu voglia insegnarci ad ascoltare in un periodo dallo skip facile, sì. dare peso alle parole e alla musica insieme, a questa alchimia meravigliosa, quale sa essere la forma canzone, è importante voler trasmettere qualcosa. Ecco, questo, certo. E di questo io ti ringrazio. E poi c'è Urla il mio nome. Sì. La passione di qui sopra, urla il mio nome. Esattamente. Qua possiamo finalmente rilassarci un pochetto, nel senso che il tema è veramente molto più leggero. Però insomma, parliamo sempre di rapporti, di incontro. Mi piace immaginare un momento. In realtà è un sogno. È un momento pre-nanna di un uomo che pensa a una donna a cui non dovrebbe pensare, ma niente, ci ricasca. Fammi capire, tu hai preso i panni di un uomo? Sì. Quante volte succede? Tra l'altro è ancora sto universo maschile, sì. No, parliamo. La verità è che nella canzone sono la voce che lui ha in testa. Quindi comunque sono io, cioè la donna, sì. Però in realtà è una fantasia, non sono davvero io. Beh, che bella la fantasia, ragazzi. E in tutto questo hai raccontato questa fantasia a Stefania. Stefania ha detto... Ok, ci penso io. Esatto. Tra l'altro, Urla il mio nome è stata la prima produzione che abbiamo fatto insieme. È vero. E ah, quindi forse è quella che dove ancora dovevamo conoscerci. Canzone di accostamento. Esatto. Sì, vi stavate un po' conoscendo. Sì. Che bellezza questa cosa, mi piace molto. Sì. Siamo sul divano con Elia, questa è Urla il mio nome. Thank you.
pensiero è su di me. Immagina che questa voce ti sorrida. Scende la sera, com'è l'idea che hai di me. In questa macchina infernale così caldo, i tuoi sospiri li catturo ancora un po'. Li catturo ancora un po'. Resto sospesa, lascia la presa. Sono il tormento nella testa che ti ucciderà. Sono la cura a questo mondo che non ha pietà. E con l'affanno di chi sceglie da che parte sta. Vieni con me ed urla il mio nome. Ed è una giostra che ti servirà. Perché ti sono entrata in testa con difficoltà. Permetterai che me ne vada, allora resto qua. Vieni con me, tu la mio nome. Ed è l'ultima volta che mi consentirai di accomodarmi fra i pensieri, l'inquietudine. Ed è l'ultima, 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 non è mai l'ultima. Resto sospesa, lascia la presa. Sono il tormento nella testa che ti ucciderà. Sono la cura a questo mondo che non ha pietà. E con l'affanno di chi sceglie da che parte sta. Vieni con me ed urla il mio nome. Ed è una giostra che ti servirà. Perché ti sono entrata in testa con difficoltà. Permetterai che me ne vada, allora resto qua. Vieni con me ed urla il mio nome. Tu, dolce amabilmente, sogni ancora di noi due. Sciogli le catene a questo amore, amore mio. In questa dimensione resto sempre solo tu. Tu resti ancora mio. Sono il tormento nella testa che ti ucciderà. Sono la cura a questo mondo che non ha pietà. E con l'affanno di chi sceglie da che parte sta. Vieni con me ed urla il mio nome. Ed è una giostra che ti servirà. Perché ti sono entrata in testa e con difficoltà. Permetterai che me ne vada, allora resto qua. Oh, vieni con me ed urla il mio nome. Sono il tormento che ti ucciderà. Sono la cura a questo mondo che non ha pietà. E con l'affanno di chi sceglie da che parte sta. Ed è una giostra che ti servirà. Ed è una giostra che ti servirà. Siamo sul divano con Elia, ringraziamo ancora Elia con Stefania Tasca e Leonardo Pasquali. Ciao ragazzi, ancora ciao. Ben arrivati e ben trovati qui su RBS, sul divano con. Questa era Urla il mio nome. Allora, devi sapere, Elia, che io ogni volta che ascolto è un flusso, io mi lascio andare proprio ai pensieri, alle suggestioni. E mi è venuto in mente quando presentavi il brano, che parlavi di notte, suggestioni notturne. Mi è venuto in mente Alda Merini e la sua "I poeti lavorano di notte". E questa è una frase che a me piace da matti tantissimo. Ed è una frase, un verso di una poesia che ci lascia davvero ampio campo, no? I poeti possono essere tante persone, no? Possono essere gli amanti, possono essere coloro che scrivono in solitudine, coloro che vivono un sentimento o che lo vorrebbero vivere. Un po' come l'uomo di cui ci hai parlato in questa canzone, che sa essere un piccolo racconto. Sì. Può essere così, insomma, io devi avere pazienza, ma ogni ascoltatrice chissà, magari ha una sua suggestione, hai avuto? Certo, è una bellissima frase questa, no, di Alda Merini. No, sei molto gentile, grazie mille. Urla il mio nome con Pandamator, con Estasi, fanno parte di questo EP uscito nella primavera 2023. C'è stato un release party, mi piace tantissimo l'idea del party, della festa. Lo è stato, per davvero. Lo è stato?
Lo Spazio 211, uno dei locali di Torino dove si ascolta musica. È stata una bella festa, quindi era un punto, un bookmark, diciamo, un segnalibro nella, nel tuo modo di fare musica, nel, nel tuo essere Elia. Certo. Queste canzoni mi hai detto che sono state scritte anni prima. Mm-hmm. Il lavoro artigianale è anche questo, quello che fai con Stefania e con Leonardo, quello di andare di cesello, proprio di lavorare sui, sui dettagli, no? Che magari in un flusso possono non esserci, non possono essere capiti subito, ma questo è un altro discorso. Si parla molto di album o di singoli, è, una, è un concetto sul quale vorrei anche un pensiero di Stefania come produttrice, sia tu Elia che di Stefania. Si parla di singoli, di far uscire tante uscite, insomma di far uscire, pubblicare tante canzoni, perché l'album non conviene, non, non è più forse il, lo, lo strumento ideale per far conoscere un artista o qualcosa del genere. Vorrei prima sentire Elia e poi Stefania. Tu che cosa ne pensi? Un album è un qualcosa al quale aspiri oltre all'EP? Può essere un qualcosa di più ampio respiro? Puoi raccontare ancora di più? Certo, allora, io sono una grande fan degli album, in quanto anch'io. Millennial sono proprio cresciuta con il CD che mettevo nello stereo, ascoltavo dalla prima all'ultima traccia, non saltando quasi mai niente. Quindi anche l'idea di concept album, che forse è una cosa ancora più vecchia, degli anni Ottanta, certo. Devo dire che è un, una cosa a cui aspiro. L'album, tra l'altro, ci stiamo lavorando, okay. Quindi è in programma, vuoi. Sì, assolutamente. E comunque volevo dire agli ascoltatori che è ancora possibile avere l'idea di album, perché Spotify basta fare play e non, certo. non skippare, e insomma l'album c'è ancora, quindi... Si può fare. Si può quindi fare. C'è Pandamato, ci sono tutte le altre produzioni di Elia che vi invitiamo a seguire anche sul canale YouTube, di cui tra poco parleremo. Stefania, vorrei un tuo punto di vista su questa cosa tra singoli e... Ma allora, anch'io sono un amante degli album. Io penso che si sia un po' persa la magia e la voglia di mettersi lì e ascoltare degli album per la prima volta. Come e noi li facciamo lo stesso. Ok, ma come produttrice tu devi guardare non solo il tuo piacere personale, ma quello del... Di diciamo cosa che può adesso, andare, adesso no? L'album viene visto più come una raccolta di tutti i singoli che escono in maniera sparsa. E io, se sapessi come fare a quest'ora, avrei cambiato la storia della musica. Bisogna avere una visione, no? Immagino, come artista e come produttrice, credo, ma, non so. Io penso che in ogni caso, quando i lavori vengono fatti bene, con un concetto sono forte, d'accordo. Non possono rimanere inascoltati. Certo, sono d'accordo con te. E pian piano noto che comunque l'attenzione un pochino ritorna, perché adesso stanno uscendo pian pianino parecchi album magari in cui la gente conosce solo uno, due, tre singoli su 10-12 brani, e anche aiutandosi magari con i live e con la presentazione del disco, la certo. gente di nuovo sta tornando a essere un po' più curiosa dei, dei brani, ecco. Urla mio nome era un brano del, appunto di Pandamator. Come avete deciso la, la posizione delle canzoni nell'EP? Perché si parte con Estasi, che un po' è anche tra l'altro il brano che ha aperto questa nostra chiacchierata sul divano. C'è un modo per mettere le canzoni, io ogni tanto ci penso a questo, chissà come vengono posizionate le canzoni. Stefania, è tutta tua questa. È colpa tua? Prendermi la responsabilità. No, come avete deciso l'ordine? No, io penso che lei avesse già in mente, Elia. Anche a livello di ascolto, la tracklist. Okay. Perché comunque secondo me quando tu hai scritto già tanti brani e anche solo ti masterizzi per scherzo il disco da ascoltare in macchina, comunque già lì riesci a capire se, se la sequenza di brani stanno bene. Quindi certo. Sì, anche sapere che cosa si vuole suscitare nell'ascoltatore. Certo, certo, no? Certo. Samurai, poi Il mio nome, Pandamator, Estasi. Leonardo, mi ha colpito la chitarra di Pandamator all'inizio. È una roba che volevo già dire prima, però mi è venuta adesso. La dico adesso. Quella partenza che fai con la chitarra, quell'arpeggio, quella...
Beh, grazie per aver notato. Sai perché? È un qualcosa che introduce all'ascolto. Sì. Ti sei sentito libero di poterlo fare? Ne hai parlato con Elia, immagino, con Stefania? Sì, sì, allora, per questa sessione ci siamo divertiti, abbiamo giocato un po'. Ah, beh. Ma anche nel disco, insomma, esatto, c'è tutto questo intro molto, molto più, non lo so, lo rende un po' più intimo, epico, no? Se è un mix di sensazioni, epico, c'è qualcosa di molto, molto profondo. E quindi mi ricordo il giorno in studio eravamo una testa sola. Quel giorno lì mi ricordo che eravamo proprio unitissimi. Bello. Eravamo in sintonia, in 2 ore abbiamo tirato giù tutte le chitarre del brano. E l'alchimia, l'alchimia che si crea, il rapporto. Ragazzi, non è così scontato, no. Cioè, diciamo, vero, Stefania, non sei d'accordo con me? Vero. Hai parlato di epica, di cose così. A me viene in mente l'opera. Mm-hmm. E so che Elia, tu ti sei formata, hai parlato prima dei cori. Quando penso ai cori, devi immaginarmi come sulla settimana enigmistica, sto unendo tutti i puntini per creare un po' quella che è la tua idea. Stai facendo un ottimo lavoro. Sì, ok. No, nel senso che parlavi di cori, parlavi di epica con Leonardo, insomma, mi viene in mente anche l'opera come mondo, che in realtà è più pop di quello che possiamo immaginare, come sa essere pop ovviamente il soul. Tu ti sei formata anche con l'opera. Come corista, in quale contesto? Ero piccolissima e fino ai 16 anni ero corista nel coro delle Voci Bianche del Teatro Regio di Torino. Fantastico. E quindi lavoravamo tutta la stagione operistica. Ah, quindi l'opera l'hai vissuta. E se io penso all'opera, penso alla passione, quindi altri puntini che unisco per cercare di entrare nel tuo mondo, Elia. Mi viene in mente la Carmen di Bizet, mi viene in mente... L'amore è come un uccello ribelle o qualcosa del genere. La banera, ha detto la banera. E la banera... Il peperoncino. È un peperoncino. Siamo così, non so se Bizet pensava al peperoncino. Però anche il peperoncino, quando parliamo di passione... Esatto, il peperoncino della vita. Dalla Calabria in avanti, insomma, sappiamo... Fa bene la pressione, esatto, è come tutte l'amore. Esatto, come l'amore fa bene la pressione. Insomma. Quindi l'opera, mi è venuto in mente... La Carmen, quest'aria appunto che è un uccello ribelle, un uccello che non puoi domare, no? E nella Carmen emerge questo particolare, oltre a questa figura meravigliosa. L'opera sa essere pop, quindi... Sì, e soprattutto era il pop di una volta. Eh sì. Quindi, assolutamente. E lo è ancora. I teatri sono comunque sempre belli pieni. Io sono rimasta molto, molto attaccata al Regio, quindi controllo sempre se immagino. C'è affluenza. Quindi insomma, nella tua valigia di cantante, io penso alla valigia dell'attore, in questo caso la valigia della cantante, ci sono dentro anche queste suggestioni. Certo, e anche il mio essere nerd della voce che dicevo prima, voilà. Arriva da lì, nasce da lì. Non si improvvisa nulla, sappiatelo, cioè non è che si nasce imparati, assolutamente, con tante virgolette, ma si crea. Partendo dall'opera, adesso non so quale opera a te piace in maniera particolare, io ho pensato alla Carmen perché quando penso alla passione, vabbè, ma c'è la Bohème, tante... Io penso alla primissima opera in cui ho lavorato era il Falstaff ed era meraviglioso, lì era veramente passionale. Mi ricordo, posso raccontare un aneddoto? Mi ricordo che a un certo punto c'era una cantante lirica che si spogliava completamente nuda da capo a piedi. Mamma e mia. Io ero una bambina, e tra l'altro ero in scena con lei insieme ad altri bambini, ma noi non potevamo guardarla. Ci dicevano che dovevamo camminare, gattonare e guardare a terra, non dovevamo tirarci gli occhi perché c'era lei che era nuda. Era davanti a migliaia di persone, esatto. Ma ok. Vabbè. Però poi andavano dietro le quinte e ci ritrovavamo tutti insieme con lei nuda, quindi comunque non cambiava niente. Bene, okay. E mi ricordo di averle detto tipo, ma tu non ti vergogni a stare nuda davanti a tutti? Lei? E lei mi disse, no, perché io lo faccio per l'arte non è... Beh, ha dato una risposta... Io me la porterò per sempre nel cuore, mi ha formato già solo quel momento. Certo. Bellissimo. E poi quando parli di cori, scusa Leonardo, stai dicendo qualcosa? No. No. Stai parlando di cuori, stai parlando di cori, dice, a me viene in mente poi ovviamente la tragedia greca, questo dialogo tra il coro e il palco, no? Che solitamente sono posti più o meno vicini, però insomma sono tante le suggestioni che nascono da una canzone, vedi, siamo arrivati addirittura alla Grecia antica, ma direi che ci può stare. E dalla messa in scena di una canzone passiamo al canale YouTube, perché oltre ad avere Spotify... E c'è anche il canale YouTube con altre band, con altri progetti. Ho parlato tempo fa di un aspetto che mi ha incuriosito, Elia. Spesso e volentieri si parla non più di canzone ma di video.
Quindi la canzone che prende forma e diventa video è una possibilità, secondo te, un modo in più, insomma, per proporre la propria musica? Certo. Come ti poni davanti al video? Ti piace? Allora, a me piace moltissimo. Racconta. Anche perché da millennial, oltre ad essere cresciuta con i CD, sono cresciuta con MTV. Voilà. E quindi io, invece di guardare i programmi normali, guardavo video musicali tutto il giorno. Mm-hmm. E mi è rimasto proprio questo mito. Quindi io spesso penso ai video. Tra l'altro nel mio team c'è mia cugina, che è un'artista pazzesca e che ha fatto tra l'altro la copertina di Pandamator. Si chiama Sara Zecchino. Diciamo. E tra l'altro fa dei murales con un bello. Suo duo. Lei e la sua collega Barbara sono le Vernice. E Sara, veramente, da quando siamo piccole ci divertiamo proprio a creare video nella nostra testa. Bellezza. E lei l'ha fatto proprio di recente, tra l'altro, con Samurai, una canzone che ancora non è neanche uscita. Lei ha avuto modo di ascoltarla in anteprima e un giorno mi ha detto: sai, ho in mente il video di Samurai. E quindi ogni volta io vorrei farli tutti, ma è molto caro farli, quindi... Okay. Samurai sarà una di quelle canzoni che potete scoprire ovviamente su Spotify e chissà anche magari in forma video sul canale YouTube. Dal canale YouTube siamo andati a beccare, a incrociare Dubai, che è una delle canzoni che tra l'altro hai realizzato in una forma acustica in video, vero? Sì, con il mio ex chitarrista Oliver Crini e le mie due fantastiche coriste Clara Musso e Silvia Vaglini. Ok, questa è Dubai. Riprendo fiato, però proprio non lo vorrei, che dalle tue labbra io staccarmi non potrei mai. E quando ti svegli presto la chitarra scivola sotto le dita ogni mattina, che fatica dormire ancora un minuto, un altro mese, un anno fa. Hai detto parole amare rivolte verso me, ma guarda, siamo qui a bere ancora litri e litri di caffè. Rimescolo pezzi di noi, staremo insieme d'ora in poi. Vedremo l'alba su Dubai, promettimi che ci sarà. Questi momenti intensi, allora ci sarà. A dedicarti questo testo io resto sotto il sole, a regalarti questo fiume di parole. È magnifico dondolarmi sul tuo sguardo che riguardo e mi domando come, che al posto degli occhi sai, hai due grosse nocciole. Hai detto parole amare rivolte verso me, ma guarda, siamo qui a bere ancora litri e litri di caffè. Rimescolo pezzi di noi, staremo insieme d'ora in poi. Vedremo l'alba su Dubai, promettimi che ci sarà. Thank you.
sul divano con. Grazie ancora per essere qui con noi, ragazzi. Siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata. Io sono, ho cercato di entrare in punta di piedi nello studio, nella tua casa, Elia, e ovviamente con Stefania e con Leonardo, nello studio in cui ho suonato anche in casa, in una dimensione intima, un po' come abbiamo visto nel video di Dubai. Sì, devo dire che allora, noi in realtà facciamo le nostre prove all'Attic Records, che è il suo studio di registrazione. È veramente una casetta. Oh, che bello. È proprio una casetta. È la vostra casa. È la nostra dai, casetta, di tutti i musicisti che ci entrano. Insomma, siamo andati nel dietro le quinte del progetto di Elia, un vero e proprio progetto, che mi piace definire così, ben costituito, ben costruito, a partire anche dalle foto, dalle immagini di Giorgia Piras. Giorgia Piras. Ok, e quindi... Anche questo fa parte di presentarsi, essere un personaggio, essere se stessi e se stesse paga, secondo te? È importante esserlo per chi ti ascolta? O bisogna creare il personaggio per poi... Perché altrimenti mettere troppo del proprio è pericoloso e poi tornati indietro come un boomerang? Ma forse sarebbe meglio all'inizio essere un pochino più costruiti... per far vedere che c'è un progetto pensato, che non si è così scappati di casa. Certo, esatto. Certo, come giusto che sia. Esatto, però poi una volta che si è colpito il pubblico, lasciarsi anche andare alla propria verità. Ecco, anche perché insomma essere altro è pesante poi, sì, portarlo in scena e ogni volta cambiare cose. Invece no, essere se stessi alla fine aiuta molto. Ragazzi, siamo quasi arrivati al termine. Amici, amiche, siamo quasi arrivati al termine di questa nostra chiacchierata sul divano con... Devi sapere che io sono qua seduto sul divano e ascolto e rappresento un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici. E mi piace immaginarmi un concerto, una dimensione di un club. Pensi che sia meglio, pensate, sia meglio il pubblico seduto, che ascolta, che dà peso ancora di più a quella musica, a quel passaggio di chitarra, a quel passaggio con la drum... o quel testo in particolare, quella strofa, su quale tu hai tanto lavorato, Elia, certo. Oppure la dimensione del club in cui si balla, i corpi si uniscono, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, devo dire che, ad esempio, i release party a Spazio di 111 erano tutti in piedi, ma c'era comunque quell'attenzione, come se fossero seduti. Penso che quella sia la cosa migliore di tutte, perché è molto dinamica, però c'è ancora la voglia di ascoltare dentro questi club più piccolini e la gente era in lacrime. Quindi vedevo pure le persone piangere. Quindi... La passione! Sì, sì, sì. Okay. Stefania, tu cosa ne pensi? Io penso che dipenda un po' da come uno concepisce il concerto, cioè magari uno fa un set un po' più teatrale, è molto bello. Ma per voi musicisti, essere in piedi, sentire l'energia, cioè la sentite meglio rispetto a uno seduto che batte il piede a tempo, applaude? Beh, in piedi, cioè per me vedere il pubblico in piedi a me mette molto meno disagio di arrivare a vedere la gente magari seduta. Non volevo metterti a disagio. No, però questo momento invece è molto bello. Grazie. Molto bello. Leonardo, secondo te più da musicista, di jazz, seduti? Musicisti stiamo comunicando. Secondo me nel momento in cui stiamo comunicando alla mente e al cuore dell'ascoltatore, me lo vedo anche seduto che chilla, che apprezza le vibe che arrivano magari da... Voce verbo chillare, bellissimo. Da Dante. Dante lui. Mentre quello. Se vuoi comunicare, se vuoi far vibrare il corpo, quindi con magari un set che fa ballare, la gente deve essere in piedi. Beh, deve poter vibrare tutto, da testa a piedi. Secondo me può essere così. Ok. Elia, quindi va bene sia una situazione che l'altra, dipende un po' dal contesto, se intimo o meno. Lo spettacolo. Bene. E... Grandine, che è l'ultima canzone con la quale ci salutiamo, ti ricordi il momento in cui è nata? Devi avere pazienza, io amo quando scocca la scintilla. Devo dire che questa è la cosa più divertente che mi sia mai successa, perché l'ho scritta mentre dormivo. Aspetta. Lei è tipo Inception. Cioè, praticamente... Fammi capire, aspetta. Allora, a me capita molto spesso che arrivino degli input mentre dormo. Solitamente però dormo e quindi poi non mi sveglio. E mi dimentico, il giorno dopo non mi ricordo più niente. Vabbè. Invece quella volta lì mi sono resa conto che era forte, allora ho avuto la forza di svegliarmi e registrare sul famoso telefono e avevo scritto praticamente sia la musica che le parole in contemporanea mentre dormivo. Non so come... Ragazzi, è magia anche questo, evidentemente va così. Spero ricapiti.
C'è il sale, no, il bruciare come il sale nella grandine, se ricordo bene l'altezza, anche questa è un'immagine molto particolare. Sì. Adesso aspetterò la grandine e cercherò di capire come brucia col sale. Adesso, d'estate cercherò. Nel frattempo, prima di lasciarci accompagnare dal flow, dal flusso, perché la musica è questo, ragazzi, lasciarsi accompagnare dal flusso di musica e parole, questa magica alchimia che abbiamo cercato di proporvi, amici e amiche di Arabie, con Elia. Grazie ancora. Grazie. Ringrazio anche Stefania Tasca. Grazie Stefania. Grazie a te. E grazie a Leonardo Pasquale alla chitarra. Grandine, Elia. Ciao Elia. Ciao. Che cosa vuoi da me? Lo trovo interessante. Ti ho scritto molti baci sulla faccia. Oggi suona come una minaccia. Allora cosa vuoi da me? Ti ho dato tutto ma non mi hai mai creduto. Ogni pezzo preso non è più tornato. Non sei più con me. Io cambio abitudine e oggi non mi riconosceresti più, ma bruci come il sale sulla grandine. Che cosa vuoi da me? Trovo interessante. Ti ho scritto molti baci sulla faccia. Oggi suona come una minaccia. Allora cosa vuoi da me? Ti ho dato tutto ma non mi hai mai creduto. Ogni pezzo preso non è più tornato. Non sei più con me. Io cambio abitudine e oggi non mi riconosceresti più, ma bruci come il sale sulla grandine. Senti ancora la mia traccia.